Come va? Vai già via? Sì, meglio partire presto perché mi ci vorrà del tempo e... Già. Ebbene, se non vi dispiace, noi andiamo a fare una passeggiata. Così voi state tranquilli. Permesso? Andiamo a spasso? Quello che è successo tra noi in questi giorni, io non lo dimenticherò mai. Mai. Che bello. Va bene. Tu vuoi che rimanga? Io voglio che tu faccia solo quello che hai voglia di fare. Io nel frattempo farò quello che potrò. E Damien? È uguale a suo padre, a quanto sembra. La notte non rientra a dormire. Non sai che sonno che ho. Ma da dove vieni? Stanotte siamo andati con Franco in un posto fichissimo. Davvero? Dopo ti racconto, mio padre ora sta partendo. D'accordo. Oh, scusami Paloma, non ti ho visto. Neanch'io ti ho visto. Non preoccuparti, ci scherzo su. Scusami se te lo chiedo, ma mi sembri un po' agitata, come mai? Vedi, io ho un problema a casa e nonostante io viva con tante persone non ho nessuno con cui parlarne. È un problema che mi angoscia e... Sofia, lo so che noi non siamo amiche, ma se può servirti io posso ascoltarti. Sì, no, però... Certo, mi puoi ascoltare. No, il fatto è che è un segreto di famiglia e ho promesso a mia madre che non ne avrei parlato con nessuno. Ho fatto una specie di giuramento, capisci? Però se è un segreto della famiglia, possiamo parlarne, perché io non sono della famiglia. Mi aspetti un attimo, Paloma? Sì. È bello vedere la famiglia riunita. Sì, ma Raul se ne va. Di già! E neanche torna più a giudicare da tutta la roba Sofia. Che... Perdonami, non parlo più. Grazie. Allora io me ne vado. Il viaggio è lungo. Ciao, papà. Ci sentiamo, va bene? Sì, sì. C'è il telefono, rimane? Sì, sì. Sta tranquillo. No, aspetta, lasciala stare. Sai, è un po' giù di morale, perché l'hai illusa e ora te ne stai andando. Ma è lei quella che non vuole vedermi. Ti ha detto così? Sì, mi ha detto così. Franco ha ragione. Io ti aiuto, faccio di tutto e tu mi tratti come uno straccio. Se sei rimasta è per Martin o no? Non è per Martin che devo mascherarmi da strega. Quello lo faccio per te, perché voglio che tu stia bene. Ma tu pensi che io sia una bambina? No, non lo penso. E che cosa pensi di me? Sai cosa penso? Penso che mi hai ferito tanto. E non capisco il perché, Flora. Anche tu mi hai ferito tanto, Federico. Ultimamente riesco a ferire tutte le persone che amo. Ma perché non provi ad essere te stesso? Federico! Che cosa stai facendo? E con quella donna? Come si giustifica questo comportamento in un uomo che sta per sposarsi? Chi è lei? Eccoci. Mi sembra ferraciapista, ma non so chi sia. Ma, io sono Florencia. E lei chi è? Florencia, vedi il signore. Wolfgang, il sacerdote che sposerà me, Delfina. E il fratello di Franz. Il fratello di Franz? Il fratello di Franz. Quello che mi crede la strega. Oh, Fatine, per favore, salvatemi. Di che parlate? No, niente. Padre Wolfgang. Delfina? Cosa fare vestita così? Stavo giocando con i piccolini, sa, loro piace così tanto quando mi maschero da pagliaccio. Ma che carina. Lei pensa ai tuoi fratelli, mentre tu... Accompagnami in studio, dobbiamo parlare molto, ma molto seriamente, prego. Santo cielo, sono arcistufa di questa situazione. E io che devo mascherarmi in questo modo? Ma per favore, stai come una regina, guarda me! Almeno si rinfresca le idee. Con questi capelli spennellati a forza di tirare, il cervello sarà così. Preferisco avere il cervello così piuttosto che non avere niente. E io preferisco non avere niente piuttosto che una scopa sotto il braccio, strega!
Delfina, ma cosa succede? La stavo rimproverando perché è insopportabile. Che sia l'ultima volta che ti chiedo un tè e non me lo porti, chiaro? Le chiedo mille volte scusa, signorina Delfina, ma con questa storia di Martin mi è preso un flickity che non capisco più niente, ecco. Vai a prendere il tè. Sì, signorina. Aspetta. Questa bestia è indomabile. Perché non chiede a Franza se vuole qualcosa? Un tè va molto bene per me. Delfina! Che c'è? C'è una telefonata per te. Vado. Cosa? Vado a prendere il tè. Con cosa lo vuole? Con limone? Con miele? Con latte? Con i limoni. Con limone. Yeah. Arriva subito. Senti, per me può anche riempirsi il fegato di caipirinha oppure andare a iscriversi a una scuola di samba. L'importante è che mi lasci tranquilla per sempre. Non ce la faccio più. Che? Vorresti dire che non te ne importa più nulla? Ma sì, invece, che te ne importa. Beh, con lui ho trascorso una notte indimenticabile. Visto? Ma che senso ha se lui parte? Lui va in Brasile. Ma così non posso continuare. Ammetterai però che non gli hai lasciato molte chance a quel poveretto, no? Oh, cosa? Sì, poverino. Se lui è povero, io sono nulla tenente in confronto. Ciao. Ciao, Bata. Che succede? Ah, non so perché, ma lo spray mi sta creando allergia. Lo spray, eh? Bugia, Bata. Sai perché sta così? Te lo dico io. Lei sta così perché Raul se ne va. Soltanto per questo. È vero, mamma. Zitta, pettegola. Perché non è stai vero, un po' mamma. Zitta? Mi hai detto che non ti importava se papà partiva. L'hai detto anche a lui. Ma che cosa volevi? Che mi inginocchiassi e dicessi non posso vivere senza il tuo amore, che la mia vita non ha più senso? Questo volevi che gli dicessi? Questo? Che mi rendessi ridicola? Suo padrone mi ha assicurato che tra voi non ci sono strani legami. Ma io sono preoccupato per questa situazione così confusa. Non è affatto confusa, mi è solo entrato un po' di rimel nell'occhio e Fede, il signore mi stava soffiando, certo, per toglierlo. Certo, perché usa troppo trucco per laforare. E poi, perché si feste così? Signor Franz, ecco il tè. Oh, molte grazie. E lei, signor Federico, vuole qualcosa? No, grazie, Florenzia. Ma è uno splendore questa domestica. Delfina, cara, non sai quello che mi è appena successo, vedi? No, Delfina in questo momento è nello studio, ha ricevuto una chiamata. Mamma, per favore, non dire niente, di là c'è il prete. Quale prete? Ah, il fratello. No, per favore, mamma, devi aiutarci se si incontrano tutto e per tutto. Va bene. Ah, finalmente mio regalo di nozze. Ma Delfina ha attaccato telefono, sì o no? Io vado a chiamare lei. No! Ma per darle il regalo. E perché no? No, meglio di ma no. Perché io non posso? Non può andare, no, sa perché? Perché se le si fredda il tè, poi è... Certo, è cattivo, ma... vado io dalla piccola. Resti qua. Perché i ragazzi vogliono che io sia elegante. Perché di straccione già ci sono Bebe e Greta. C'è un sacco di gente in questa casa che non sa, certo, vestirsi. Certo, tu sei io... sempre perfetta. Florenzia, vai di là perché ti vuole vedere il piccolo, l'altro ancora piccolo. Ancora io non ho finito con mie osservazioni. Io vorrei... Padre, ho peccato, padre, e voglio confessarmi. Ma io... Venite qui, è arrivato il mio regalo e voglio darlo alla coppietta felice. Franz, cos'è? Cos'è? Non toccare, ma guarda che impicciona. No, proprio non riesci a startene al tuo posto, eh? Non ho mai visto un comportamento del genere. Ma guarda quanta bella carta, Franz. Che bello, ma che cosa c'è? Un tavolino per il telefono. Due tavolini per il telefono. Sotto cielo, ma sono uguali. Certo che ha tanto senso di humor la tua fidanzata. Questi sono due poggiapiedi del secolo XVIII e ti sarai resa conto che appartenevano niente meno che alla famiglia degli Asburgo. Sì, certo che se ne è resa conto, ma è talmente emozionata ma che... certo che me ne rendo conto. Io sugli Asburger so tutto. Santo cielo, mi piacciono, sono così belli. Non toccare e vai a dare una mano a mia madre che sta facendo una cosa che ha bisogno di aiuto. Dicevamo? Ah sì, i tavolini. E che secolo ha detto? Oh, diavolo. Tre isolati su 500 chilometri. Papà, meno male che ti ho trovato. Che c'è? Ho dimenticato qualcosa. Qualcosa di importante.
Sì, lui la umilia e lei gli va ancora dietro. Io non capisco. Perché non vai a distruggere tutto da un'altra parte? Te lo chiedo per favore, vattene. Non posso fare come mi pare in casa mia, questo stai dicendo? Qual è il problema, Nicolas? Paloma è il problema, Franco, Paloma. Oh, io non ho niente a che vedere con Paloma, come te lo devo dire? Sì, sicuro, sei un altro. Tu sei scemo, te l'ho spiegato. Mi sentivo in colpa e sono andato a chiederle scusa, nient'altro. Franco, Franco, io non sono scemo. Se c'è una ragazza che mi piace, tu subito la vuoi conquistare, ma in fondo è solo il tuo carattere. Il mio carattere? E tu? Tu non ce l'hai il carattere? Ma di che cosa stai parlando? Questo è il mio carattere, Franco, questo! Basta, per favore. Io non voglio più parlare di Raul. Sono stufa. Raul, Raul, Raul. Lui intanto starà già attraversando la frontiera verso il Brasile. Ne sei sicura? Sono sicura. Dai, aiutiamola. Titina! Che c'è? Guarda! Scansiamoci. Titina! Cosa? Titina! Cosa? Che succede? Titina! Che ti succede, Raul? Che succede? Perché sei qui? Dovresti essere in viaggio. No, è che voglio rifarti una domanda che ti ho già fatto, amore mio. No. Niente discorsi già fatti, che poi tu inizi a chiacchierare e puoi mi fai chiudere il becco almeno una volta in vita tua non... e risposarti con me. Vai! Si fa così. Congratulazioni. Grande fa. Scusa se mi intrometto, Delfina, ma tu non dovresti fare la forotico fernante. Quella ragazza va un po' inquadrata. Oh, inquadrata è poco, padre. A colpi di frusta dovrebbe essere presa. Che il cielo mi perdoni se sono troppo severa. No, a me non importa, padre. E se con i miei sforzi riesco a strappare un sorriso a quei piccolini, io sono già felice. Figlia mia, Dio ti ricompenserà per tanto amore e tanta dedizione. Signorina Delfina, mi scusi, dovrebbe venire un attimo, il signor Federico ma la vuole. In questo momento non posso, sono con il padre e con mia madre. Ma è che va sistemato l'altro pacco tedesco e di là c'è bisogno di lei. Permesso? Prego. Permesso. Franz, caro.